Sì, avanti. Registrazione avviata. Buongiorno a tutti, invito il segretario a chiamare l'appello. 12:25. La scapolara. Presente, autorizzo la registrazione. Amore. Presente, autorizzo la registrazione. Di Napoli. Presente, autorizzo la registrazione. Pozzinetti. Gallè. Governale. Presente, autorizzo la registrazione. Longo. Presente, autorizzo la registrazione. Palumbo. Presente, autorizzo la registrazione. Romano. Cambri. Presente, autorizzo la registrazione. Invito a tutti a levare l'audio che c'è sottofondo. Grazie. Allora, ci siamo? Presumo che c'è il numero legale? Segretario? I 7 presenti. Grazie. Allora, verificata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta. Passo al punto numero 1, comunicazioni. Ricordo che sono chiamato al primo appello, credo alle ore 11 e 12, poi il segretario mi potrà correggere, ed erano presenti solamente il sottoscritto e il segretario, pertanto la seduta è stata rinviata a un'ora. E abbiamo chiamato l'appello alle ore 12 e 25, se non ricordo male. Va bene, allora passo al punto numero 1, comunicazioni. Allora, la prima comunicazione è la mozione che è pervenuta, era stata annunciata ieri, del consigliere Gallè, avente per oggetto potatura alberi, via Giuseppe Cimbali 47. Poi, vi ho girato una ordinanza sindacale proveniente dalla Protezione Civile, quindi firmata dal sindaco, controfirmata anche dall'assessore alla Protezione Civile, avente per oggetto misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e di interfaccia, interventi di ripulitura degli appezzamenti di terreno a tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene ambientale. E vi invito a leggerla. Poi un'altra comunicazione che ci è pervenuta al coordinamento circoscrizioni riguarda avente per oggetto è un'ordinanza dirigenziale dell'ufficio traffico avente per oggetto limitazione della circolazione veicolare in un tratto della Via Notar Bartolo in occasione della 28° anniversario della strage di Capaci per il 23 maggio 2020 e poi c'è l'integrazione perché l'ordinanza faceva riferimento appunto alla via Notar Bartolo e poi l'integrazione fa riferimento a all'istituzione del diritto di sosta diciamo a Piazza San Domenico, a Piazza Meli, in via Meli e in via Gaggini. Oltre che anche in alcune porzioni di via Venezia, via Roma, via Napoli, piazza Bottego, via Teatro Biondo, piazzetta Franchi e Ingrassia. Ora l'ordinanza, quella che riguarda via Notar Bartolo, non ci è arrivata, spero di poterla scaricare nel corso della seduta odierna e di leggervela. Poi questa ci è arrivata dal coordinamento, viceversa quella di Piano Dar Bartolo, no. Allora, poi un'altra comunicazione, è arrivato un riscontro a una nota del consigliere, il consigliere Amore, avente per oggetto richiesta ripristino cestino di carte in via Pasubio in prossimità di via Isonzo. Allora, si comunica, scrive la RAP.
firma del presidente Norata, si comune è stata effettuata la manutenzione e il ripristino del cestino gettacarte nel sito di qui sopra. L'email, questa comunicazione, questo riscontro è stato inoltrato via email anche al consigliere Amore. Poi un'altra comunicazione riguarda un intervento della Polizia Municipale. Leggo il titolo: Movida e controlli per il contenimento del coronavirus. La Polizia Municipale ha effettuato la sera del 19 maggio controlli nell'ambito di interventi finalizzati al contenimento del Covid-19 e al contrasto di assembramenti durante la Movida. I controlli sono stati effettuati anche in Ottava, in via Mazzini, in via La Lumia, in via Gaetano Taita e in via Nunzio Morello, oltre che in via oltre che a piazza Garraffello. Va bene, in via Mazzini gli agenti hanno denunciato il gestore di un pub dopo aver riscontrato l'occupazione abusiva al suolo pubblico per circa 80 metri quadri. Poi sempre in via Mazzini 4 giorni sono stati sanzionati per un importo di 400 euro ciascuno perché non mantenevano la distanza di sicurezza e non indossavano alcuna protezione delle vie respiratorie. Va bene, ok. Nelle altre zone, quindi in via La Lumia e in via Daida e in via Morello, la normativa Covid è stata rispettata, quindi sostanzialmente loro hanno effettuato i controlli in 4 zone, piazza Garraffello, via Mazzini, via La Lumia e via Daida e via Morello, quindi sono 5 le zone, scusatemi, e sostanzialmente le anomalie riscontrate hanno riguardato solamente la via Mazzini. Poi un'altra comunicazione, una nota sempre del sindaco per quanto riguarda la fase 2, il quale si comunica, titolo è bene, riduzione assembramenti. Il sindaco desidera ringraziare le forze dell'ordine e la polizia municipale che portano avanti un lavoro di controllo del territorio a difesa della salute di tutti e di ciascuno. E quindi plaude ai controlli che sono stati fatti dalle forze dell'ordine e dalla polizia municipale, me ne ho letti alcuni poc'anzi. Va bene, poi un'altra comunicazione riguarda allora punti luce dell'AMG. Allora, sostanzialmente vi è un comunicato dell'AMG avente progetto manutenzione pubblica e illuminazione oltre 300 punti luce riaccesi, interventi ultimati in 2 cabine nel quartiere Villaggio Santa Rasolia. In questo comunicato, che è molto lungo, comunque si fa riferimento anche ad alcuni siti dell'ottava circoscrizione. Leggo: un intervento di manutenzione per la risoluzione di un guasto è in corso nella zona di via Umberto Giordano, via Lis e viale delle Alpi, dove in questo momento alcuni impianti funzionano a punti luce alternati. Poi, a parte i guasti riparati nelle cabine del quartiere di Villaggio Antarraria, in coda a questo comunicato si fa sempre riferimento a quanto ho comunicato in precedenza, cioè che sono in fase di esecuzione gli interventi di ricollocazione dei pali, dei 40 pali. Stanno completando i pali in corso Cadafimi, in via Emanuela Aloi, in via Trasselli, in piazza Turba, in via La Loggia, in via Titone e in via Paruta. A margine di questa comunicazione comunico comunque che la mia email con la quale chiedo spiegazioni sulla ratio dell'intervento di ricollocazione 40 pali che ha visto concentrati questi interventi non solo in alcune circoscrizioni, ma soprattutto quello che salta agli occhi in alcuni quartieri delle circoscrizioni. E anche oltre alla richiesta di informazioni, anche
l'impegno per il prossimo futuro, per un coinvolgimento di tutte le circoscrizioni, ancora questa email non è stata riscontrata. Sarà forse il caso di inoltrarla nuovamente e al più presto. Poi un'altra comunicazione riguarda una nota, poi ve la invieremo, scusate se non l'abbiamo fatto e forse ancora non abbiamo completato l'invio delle email di ieri. Allora lo faremo appena possibile. Ufficio stampa, si inoltra l'ordinanza sindacale numero 50 del 20 maggio 2020, gli allegati con i dati relativi ai mercatini rionali e il vademecum informativo sul commercio al dettaglio nelle aree pubbliche. Il comunicato relativo alla riapertura a partire da venerdì 22 di alcuni mercati rionali è stato pubblicato ieri sera nella pagina, eccetera, eccetera. Vi invieremo questa comunicazione. Volevo dirvi, a margine di questa comunicazione, che allora invitato nuovamente l'assessore pian piano a partecipare ai lavori, ma non ho avuto riscontri. Grazie. Poi ho però questa si può tenere per gli organi istituzionali, perché io già l'ho data. Ah, già l'hai data? Sì, ce l'ho già qua. Scusate, volevo dirvi che ho invitato nuovamente l'assessore pian piano. Ma non ho avuto ancora un riscontro. Insomma, prendendo spunto dall'intervento del consigliere Schembri e avendo avuto anche modo di ascoltare l'intervento del presidente della commissione Zacco, e alla luce delle prese di posizione da parte dei commercianti, ho invitato il presidente della commissione attività produttive a partecipare ai lavori della commissione. In realtà io l'email l'ho inviata sia al consigliere Zacco, che è presidente della commissione, che alla commissione, diciamo, a me basta la presenza del presidente o di chi ne fa le veci della commissione per avviare un confronto con la commissione, per capire quali sono le determinazioni del consiglio comunale e nella fattispecie della commissione competente, perché da quanto ho avuto modo di verificare si sta registrando una clamorosa marcia indietro. Di questa clamorosa marcia indietro rispetto agli annunciati trasferimenti, di questa clamorosa marcia indietro sto avendo conferme, perché sostanzialmente sul tappeto vi è la proposta sempre valida del trasferimento del mercatino di via Jung alla fiera, e viceversa del trasferimento del mercatino di Viale Campania e di via Brigata via Brigata Verona, scusate, alla fiera, da quanto ho avuto modo di apprendere, questa proposta non è più, diciamo, in campo. Si sta lavorando per una riorganizzazione del mercatino di via Viale Campania, via Brigata Verona, lasciandolo lì dov'è. E questo a dispetto delle comunicazioni ufficiali da parte dell'amministrazione comunale. E per quanto riguarda invece il mercatino di via De Saliba, che viene chiamato Piazza Giotto, ma in realtà si svolge via De Saliba in Piazzale Chinnici, su quel mercatino non ci sono novità. Quindi ho ritenuto opportuno invitare il presidente della commissione per avere un confronto
anche diciamo dal quale possono scaturire nuovi elementi per tutti noi. Per quanto riguarda i mercatini, allora loro, avendo parlato con il dirigente questa mattina, sostanzialmente stanno lavorando a giornate, quindi hanno lavorato per i mercatini di venerdì e per i mercatini di sabato, forse giovedì, venerdì e sabato, se non ho capito male. Ora stanno lavorando per i mercatini di lunedì, martedì e mercoledì. Quindi il motivo per il quale hanno individuato questi primi sei mercatini non è perché gli altri mercatini sono stati momentaneamente soppressi, ma perché stanno lavorando, esaminando i mercatini giorno per giorno. Il fatto che non ci sia e non sia menzionato in questi mercatini di giovedì, venerdì e sabato il mercatino Via Jung è perché il mercatino Via Jung si intende trasferirlo alla fiera. In questi giorni, in queste ore, si sta lavorando per i mercatini di lunedì, martedì e mercoledì. E quindi questo è il momento per, diciamo, per provare a incidere su questa materia. Fermo restando che il mio riscontro, diciamo, notevole difficoltà a interloquire con gli uffici, sia perché diciamo è fortemente limitata la possibilità di incontrarsi, sia perché gli incontri fisici non è possibile farli, e sia per la fino adesso mancata disponibilità dell'assessore a partecipare ai lavori del Consiglio. Quindi, diciamo, le mail ovviamente sono una parte del nostro lavoro, ma ci sono anche degli aspetti che devono necessariamente necessitano di un confronto con l'assessore o con i tecnici per approfondire le questioni e per anche apprendere delle eventuali novità. Quindi io spero di avere al più presto il presidente della commissione Zacco o chi per lui per partecipare ai lavori. Non so se sia come dire fattibile un invito a tutta la commissione. Trattandosi di una seduta in videoconferenza, diciamo, si rischierebbe di avere un po' di confusione, però insomma non, io l'invito l'ho rivolto al presidente, poi sarà il presidente a decidere se intervenire o far intervenire qualcun altro. Poi continuo con le comunicazioni. Un'altra comunicazione che ho dato, che vi do, e che questa mattina ho avuto modo di verificare che buona parte degli ingombranti che sono stati abbandonati davanti al cancello di piazza del CCR di Piazza della Pace sono stati rimossi. Dico buona parte perché alcuni rifiuti sono considerati speciali, mi riferisco ai frigoriferi, perché quando dai frigoriferi, da quello che ho appreso, si leva il motore, diciamo il rifiuto non è più considerato ingombrante o RAE, ma viene considerato come un rifiuto speciale. Insomma, c'è tutta una letteratura su questa vicenda dei frigoriferi a cui vengono sottratti i motori. Quindi ancora i frigoriferi che sono stati abbandonati davanti al cancello di Piazza della Pace sono stati rimossi. Spero che al più presto
verranno rimossi. Comunque, buona parte dei rifiuti ingombranti sono stati rimossi, fermo restando che lunedì 25 dovrebbe riaprirsi il CCR di Piazza della Pace. Dico uso il condizionale perché ancora un comunicato ufficiale non c'è, però ci auguriamo che lunedì 25 finalmente riapra i battenti in questo centro comunale di raccolta di Piazza della Pace. Allora, poi per finire. Allora, poi c'è una dichiarazione da parte del sindaco relativamente a un incontro che si è tenuto in videoconferenza con i sindaci delle città turistiche come Firenze, Roma, Milano e Napoli. Il sindaco appunto questo comunicato si appella al presidente Conte per un significativo cambio di rotta e che dal presidente del Consiglio Conte venga un immediato intervento per rimuovere ostacoli a questo finanziamento rivolto alle città turistiche. È stato annunciato appunto il governo nazionale si era impegnato a garantire un fondo da 100 milioni per compensare i mancati introiti dell'imposta di soggiorno. Somme, dichiara il sindaco, già di per sé inadeguate, ma che davano almeno il segno di una parziale attenzione. Apprendiamo ora però che il governo ha cambiato idea e ha subordinato il trasferimento dei contributi a una complicata procedura di approvazione, consultazione, decretazione ed altro. Quindi vi è un appello affinché il presidente del Consiglio Conte provveda a rimuovere questi ostacoli burocratici a detta del sindaco. Poi sto per finire, vi è una dichiarazione, allora la giunta comunale ha approvato il documento programmatico per l'erogazione dei contributi diretti e altre prestazioni dell'agenzia sociale per la casa, volta a sostenere le famiglie in situazioni di difficoltà abitativa. L'approvazione del documento segue un più ampio percorso finanziato con il PONMETRO e che ha consentito all'agenzia sociale per la casa di formare 150 persone operanti presso i servizi sociali del Comune di Palermo e di altri comuni del distretto e l'attivazione di 10 sportelli territoriali punti snodo presso le sedi del servizio sociale di comunità di circoscrizioni. E noi ne siamo a conoscenza che abbiamo incontrato in consiglio gli operatori di questo del punto snodo dell'ottava. Lo stanziamento complessivo destinato agli interventi a carico del PONMETRO per circa 5 milioni di euro, su cui si potranno aggiungere fondi e derivanti dalla recente legge finanziaria regionale per interventi destinati alle famiglie in difficoltà con diverse possibilità di utilizzo, per cui sostegno all'affitto. Poi ci sono le dichiarazioni, poi vengono elencati i punti principali del documento approvato dalla Giunta, la cui applicazione avverrà a seguito di specifici avvisi pubblici nelle prossime settimane. Contributo per il disagio alloggiativo grave, contributo per morosità incolpevole, contributo per prevenzione della perdita dell'alloggio o per l'autonomia abitativa e poi altre forme di supporto all'abitare. E poi i requisiti generali di accesso. Allora, questa materia, ovviamente questa email mi verrà girata e questa materia la potremo approfondire anche in presenza della dottoressa Paglino, che è la responsabile del servizio sociale di comunità ottava circoscrizione, e se la dottoressa Paglino è d'accordo, potremmo anche allargare ed estendere l'invito anche ai componenti di questo snodo territoriale in ottava circoscrizione, che ovviamente lavora in smart working, non è attualmente ormai da qualche tempo fisicamente presente in via Fileti, ma lavorano in modalità agile. Quindi vi aggiornerò su questa materia. Va bene, poi vi è una dichiarazione del sindaco in cui invita la regione a costituirsi parte civile
a proposito circa la notizia dell'arresto di alcuni manager della sanità siciliana. La regione sia parte civile e assume provvedimenti contro la corruzione. Poi vi volevo anche comunicare che ieri, come vi avevo preannunciato di pomeriggio, siamo stati noi presidenti invitati a partecipare, sempre in modalità telematica, un incontro a cui erano presenti l'assessore Mattina e l'assessora Marano. Ecco, a questo incontro ha fatto seguito un'email che vi ho inviato, perché nel corso della riunione l'assessore Mattina ci ha inviato via mail questa bozza. Leggo: una bozza sulle attività ludico-ricreative e centri estivi per i bambini d'età superiore ai 3 anni e per gli adolescenti. Ora, questa bozza ve la rinvierò perché ho appreso attraverso una comunicazione del consigliere Palumbo che l'allegato non era leggibile. Io spero che la prossima email, l'allegato nella prossima email possa essere leggibile, e chiedo comunque a voi se avete riscontrato le stesse difficoltà del consigliere Palumbo. Allora, nella fattispecie, l'email ve l'ho inviata io ieri alle 20:33. Quindi potete verificare dalla vostra casella di posta elettronica un'email che vi ho inviato dalla mia casella di posta elettronica alle ore 20:33. E allora si tratta appunto di una sono state illustrate queste linee guida e questa bozza contenente le linee guida per le attività ludico-ricreative e anche per i cosiddetti centri estivi. Allora, la materia è abbastanza, come dire, richiede una certa attenzione, quindi va letta la bozza. Durante l'intervento io ho fatto presente che tra i siti individuati pubblici dell'ottava circoscrizione non vi era menzionato alcuno spazio che ricadesse, diciamo, nel quartiere Politeama, possiamo dire al Borgo Vecchio, perché vengono menzionate Villa Trabbia e viene menzionata il Giardino Inglese, anche se si dovrebbe chiamare Parco Mattarella, e viene menzionato il Roseto Rosa Balistreri. Quindi, diciamo, tutti i siti che afferiscono, che ricadono al quartiere Libertà, anche Politeama, ma soprattutto Libertà. Dopodiché ho chiesto anche delucidazioni rispetto alla voce cortili e giardini delle scuole, perché diciamo, la domanda che è sorta è capire chi dovrà contattare le scuole, come si dovranno contattare, entro quando si dovranno contattare le scuole per la richiesta degli spazi esterni alle scuole, perché sugli asili nido già c'è una idea chiara, perché vengono menzionati degli asili, tra cui l'asilo Rallo, che era l'asilo di cui vi ho parlato, credo, martedì, in merito agli annunciati interventi di pulizia della vegetazione del giardino che si trova di pertinenza dell'asilo Rallo. Però per quanto riguarda le scuole, mi riferisco ovviamente alle scuole, tra virgolette, volgarmente chiamate scuole elementari, ecco, non c'è alcun riferimento. Quindi capire se magari era possibile contattare le scuole o se è un compito che spetta all'amministrazione attiva. Diciamo,
sul finire di questa bozza, poi appunto c'è una sorta di modulo rivolto appunto ai rappresentanti legali dei vari enti per appunto chiedere di partecipare a questo avviso. Noi siamo chiamati sostanzialmente a dare un parere e a indicare eventuali siti alternativi. Quindi io vi invito a leggerlo anche nel corso della seduta odierna e a farvi un'idea eventualmente integrare le mie valutazioni che ho appena fatto. Allora, comunque, per quanto riguarda la questione che vi avevo annunciato, sì, della mail, allora io non ho ancora avuto modo, per quanto riguarda i mercatini, non ho avuto ancora modo di sottoporvela. Anche perché appunto alla luce di quanto ha preso, forse sarebbe il caso di aggiustare il tiro, nel senso che qua si parla di un ritorno del mercatino di Viale Campania nella sua sede. Quindi a questo punto forse dovremmo allargare il tiro, dovremmo alzare il tiro, perché la questione è ben diversa da come c'era stata, rappresentata attraverso i comunicati di stampa. Allora, scusatemi, io qua leggo un sacco di comunicati, un sacco di no, perdonatemi, un sacco di messaggi in chat. Allora, il consigliere Palumbo chiede la parola. Non so se mi sfugge qualcuno. Allora, consigliere Palumbo, prego. Se qualcuno vuole iscriversi a parlare, lo può benissimo scrivere. Prego, consigliere Palumbo. Sì, grazie Presidente. In merito all'ultima comunicazione, questa sui centri estivi, io stamattina appunto non riuscivo ad aprire l'allegato, diciamo la consigliera Gallè tempestivamente mi ha girato ecco, via mail l'allegato stesso, probabilmente forse perché provavo ad aprirlo col telefonino, non so gli altri colleghi se hanno avuto lo stesso problema. Ovviamente questa bozza ne ho dato immediatamente lettura sui contenuti perché comunque a breve giro, stante all'ultimo DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale, proprio all'allegato 8, è previsto per i primi di giugno chiaramente l'avvio di questi centri estivi. Da una prima lettura più o meno approfondita, comunque emergono tante perplessità. Nello specifico, dico, ne parlo magari ora così anche i colleghi poi se non hanno avuto occasione ecco, di leggere questa bozza possono prendere nota e vedere ecco, di condividere un po' un pensiero tale da dare una nostra proposta o comunque un nostro parere con delle motivazioni ecco, concrete. Nelle premesse dell'allegato 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, chiaramente il governo attenziona a quello che è la chiusura della fase 1, chiaramente che ha pregiudicato le attività educative e scolastiche chiaramente a tutti i bambini d'Italia. Proprio sui più piccoli chiaramente si è manifestata quella che è il disagio sulla socialità fondamentalmente, sul venir meno quelle che sono state insomma i tempi, la cadenza temporale della giornata, le loro abitudini chiaramente perché non potevano ovviamente uscire. Lo spirito chiaramente è quello di tramite i centri estivi, avviare una possibilità di ripresa della cosiddetta socialità, fermo restando una socialità altamente modificata, però senza tralasciare
quell'aspetto della prevenzione che tuttora vige in capo ad ogni cittadino, del mantenimento delle dovute distanze e quindi quegli accorgimenti dal punto di vista dell'igienizzazione. Ovviamente la bozza che effettua il comune la fa ovviamente su una falsa riga di quello che è l'allegato 8, anche perché lo stesso DPCM nell'allegato 8 si rinvia alle regioni e alle province autonome. Dico, ad oggi mi sembrerebbe che Palermo non riguarda, non è una provincia autonoma. Di conseguenza, nella bozza, nella prima parte, dove vado a leggere attività di strada, abbiamo approvato come consiglio di circoscrizione e conseguentemente il consiglio comunale le attività di strada, d'accordo, ma non parliamo di centri estivi, perché già un'attività di strada mi lascia intravedere che sicuramente entrerà in merito anche la stessa RAP, perché vige l'obbligo di sanificare continuamente gli ambienti che saranno utilizzati dai minori. Quindi per strada non capisco quale tipologia di attività il comune voglia far avviare. Quindi questo è un primo elemento. Dopodiché leggo, occorre inoltre attivare. Ma attivare cosa? Perché il decreto parla chiaro, i progetti vanno autorizzati dal comune, sentita l'autorità competente sanitaria, in merito a tutta la profilassi, al protocollo di prevenzione che il gestore, chiunque esso sia, ente del terzo settore, mette in campo nella sua progettualità. Quindi c'è una responsabilità in prima linea del comune sulle autorizzazioni. Quindi, che già mi metta attività di strada, dico, il comune va a fare l'azione dei giapponesi nella seconda guerra mondiale che si lanciavano con gli aerei. Scusatemi queste battute, però chiaramente, essendo anche un addetto ai lavori, mi rendo conto che si voglia in un certo qual modo farsi belle sulla pelle dei bambini. Tutti quanti ci stiamo approdando ad un'attività, volendo chiamarla di sperimentazione, è brutto come termine perché sperimentare su dei bambini non è carino, ma strutture, istituzioni preposte all'attività educativa e formativa dei bambini fino a 17 anni hanno una grande responsabilità, continuare l'azione educativa. In più, anche in altre occasioni ho sempre ribadito che nessuno ci sta pensando, ma un'azione da parte dei professionisti che facciano un'azione anche di accompagnamento per riprendere quella che è la normale vita che dovremmo avere un po' tutti, chiaramente nessuno ci sta pensando. E non di meno non lo evinco anche qui. Non di meno, diamo a livello nazionale un via a queste attività di sperimentazione, ma materialmente non si tiene in considerazione in queste linee guida di quello che è l'azione di cura e cura della persona e salvaguardia dal punto di vista sanitario di quello che è l'attività da porre in essere. Andando avanti, sicuramente in un contesto dove i contributi di ognuno tornano utili, vedo il penultimo, gli ultimi esattamente quart'ultimo e terz'ultimo foglio, dove leggo: tuttavia si ha la consapevolezza delle possibili difficoltà nella formazione degli utenti, quindi parliamo di progetti estivi, gli utenti sono i bambini, a causa dell'età avanzata. Allora, di che cosa stiamo parlando? Di case di riposo o di bambini? Età avanzata di chi? Aggiungo inoltre, ricordo all'amministrazione che fondamentalmente forse questo elemento normativo sfugge, chiunque ha da fare con minori ha l'obbligo di legge di procurarsi il casellario giudiziario dell'operatore, qualunque esso sia, un assistente, un educatore, un formatore, da parte del tribunale. Questo non si evince. Di conseguenza sembrerebbe un po' un liberi tutti della serie. Abbiamo dei fondi, se non erro 14 milioni che arriveranno in Sicilia, non so quanto al Comune di Palermo, forse 1,5, forse 2 milioni di euro. Quindi perfetto, lanciamoci tutti a pesce a vedere un po' sul da fare.
Non di meno, altro elemento che rilevo, sempre in questo foglio aggiunto che non so chi è che l'abbia fornito, chiaramente l'amministrazione, leggo che il triage all'ingresso che è specificato nel DPCM, non è che non è stato specificato e quindi il comune provvede a disciplinarlo, è specificato. Parla di compilazione di un breve questionario, non è spiegato da nessuna parte, anche perché è il dibattito anche costante per quanto riguarda la ripresa delle attività commerciali, che la questione della tutela dei dati sensibili. Il misurare la temperatura è semplicemente un accorgimento prima di entrare in qualunque luogo pubblico o attività commerciale, che comunque fa un servizio pubblico, di verificare se la temperatura è sotto i 37,5 gradi. Quindi che devo compilare io soggetto, quale formulario dobbiamo fare compilare, perché lì c'è poi il trattamento dei dati personali, o addirittura mi parlano di intervista, ma l'intervista è specificata come va fatta, perché tecnicamente l'intervista è sempre una raccolta di informazioni, va chiesta all'accompagnatore del minore effettivamente se ha avuto dei sintomi riconducibili ai sintomi del Covid-19, e finisce lì il discorso. Quindi di conseguenza noto che c'è un po' tanta confusione. Aggiungo, e questo andrebbe materialmente rimodulato in toto, nell'elenco, l'ultima pagina, per così dire, la domanda che deve presentare l'ente del terzo settore su quello che è l'istituzione dei centri estivi, riporta parte degli elementi chiaramente messi nel protocollo, ma la prima cosa che salta all'occhio è che parliamo di 11 punti, ma nel DPCM all'articolo 3.9 del protocollo parla di 12 punti. Me lo sono letto passo passo sia l'uno che l'altro, to guarda caso salta il punto numero 9, vale a dire elenco dei bambini ed adolescenti accolte e modalità previste per la verifica della loro condizione di salute attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie. Un passo indietro, i luoghi da destinare anche al servizio del rapporto di un operatore ogni 5, distanziamento di almeno un metro all'interno del gruppo, parlo a bambini 3-5 anni, ed 1 a 7 bambini età scuola primaria, 6-11 anni, ed un operatore ogni 10 bambini per quanto riguarda adolescenti, quindi ragazzi che hanno età da 12-17 anni, va strutturato e studiato, sentito un pediatra. Ritorno sull'attività fatta in strada, spiegatemi voi, il comune vuole far andare per strada i pediatri a dire, non lo so, chiudiamo una piazza, dico compatibilmente che si potesse fare una cosa del genere, ma la salvaguardia, il bambino deve andare a fare la pipì, è un'assurdità, anche perché lo spirito del protocollo, mi dispiace che chiaramente in un incontro che avete avuto ieri pomeriggio proprio anche con l'assessore Marano, diciamo che l'assessore all'istruzione e tutti i presidenti di circoscrizione, non si sia tenuto in considerazione che lo spirito di questo protocollo stabilito dal PCM è far ripartire in piena sicurezza, garantendo tutto quello che riguarda l'aspetto igienico-sanitario. Non è un caso che venga chiamato in causa anche la competente autorità, quindi l'ASP, sulla visione delle progettualità. Ora, c'è ben poco da che chiacchierare, nel senso che giugno è arrivato, tra l'altro si evince qui che l'idea del comune è giorno 6 si presentano le istanze, giorno 10 giugno si presentano le istanze per poter partire i centri estivi per il 15 di giugno. Quindi in 5 giorni il comune dovrà visionare tutte queste progettualità, chiedere il parere all'autorità competente, perché qua, per come mette nelle linee guida, sembrerebbe che l'operatore si va a cercare l'autorità competente. No, lo prevede il DPCM, l'allegato 8, che le autorizzazioni vanno rilasciate dal comune, sentita l'autorità competente dal punto di vista sanitario. Poi
l'ente ovviamente che provvederà con un proprio pediatra e aggiungo, essendo enti del terzo settore, col medico competente in termini di sicurezza del lavoro, darà la sua progettualità, la planimetria con tutti i percorsi. Quindi cosa voglio dire? Che a monte questo punto 5 non so chi l'abbia messo e perché sia stato messo, ma un'attività del genere così delicata in un contesto storico così particolare, vorrei sapere quale sprovveduto si metta in mezzo alla strada a fare attività dei bambini dove, tra l'altro, il DPCM lo stabilisce, deve essere garantita la continuità tra educatore, operatore, chiunque esso sia, ed bambini per tutta la durata del progetto. Un'attività di strada è: io devo andarmi a fare la spesa, lascio mia figlia là, tipo baby parking e così via. Quindi un po', ecco, invito i colleghi a leggere con attenzione quello che è la bozza, fermo restando che dobbiamo fare un paragone esclusivamente su ciò che prevede il protocollo pubblicato in Gazzetta, che è il numero 8, la Gazzetta Ufficiale è la numero 126. Di conseguenza abbiamo ben poco da che improvvisare. A me la cosa che mi preoccupa è che è un po' questa... definirei voluta superficialità, sarà tale che i 2 milioni di euro che verranno accreditati al Comune di Palermo, sì, verranno finanziati determinati progetti, ma che a mio avviso concepiti secondo questa bozza non sono neanche a norma secondo le disposizioni nazionali. Grazie. Grazie. Allora, io ho ritenuto opportuno lasciar parlare così diffusamente il consigliere Palumbo, che è anche un addetto ai lavori. Ovviamente il punto non è in trattazione, nel senso che questa è una bozza, quindi non è un testo definitivo. Io tengo solamente a sottolineare una cosa, che ci hanno coinvolti come circoscrizioni. E credo più che altro relativamente all'individuazione dei siti, alla valutazione dei siti già in bozza, gli aspetti tecnici. Presidente, scusi, io come consigliere però non mi sento in condizione di suggerire un sito anziché un altro, sapendo già a monte che lo stesso progetto, a prescindere dove andarlo a fare, non segue la norma stabilita a livello nazionale. Dico, questa allora è una cosa semplice, dico, ma siccome purtroppo, ahimè, ora non voglio fare il componente dell'opposizione, ma siccome io l'ho sempre detto, le cose calate dall'alto non funzionano, le cose vanno concepite secondo il dettato normativo e nello specifico per evitare di andare un po' tutti alla carlona, il DPCM stabilisce il protocollo, quello è il protocollo e su quello dobbiamo attenerci. Quindi secondo me io non posso dire va bene il giardino Piersanti Mattarella, l'ho detto pure io alle associazioni la settimana scorsa, chiedete disponibilità, individuatevi un'area per fare delle attività occupazionali, ma questo è un altro ambito, nel senso che l'attività è simile, ma è concepita, chiamiamola, in natura sperimentale. Quindi di conseguenza posso io dare le indicazioni sui luoghi, ma capendo bene che l'amministrazione si vuol muovere su quei due binari, non materialmente così quando capita spazio, perché laddove mi mette attività di strada, ma di che cosa stiamo parlando? Siccome abbiamo delle strade che lustrano di pulizia e di igiene, mi metto io un gazebo e poi al bambino che deve andare a fare i propri bisogni, magari entro nel bar e chiedo aiuto al bar. Cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, lì come faccio io da consigliere a dare il mio parere? Non conta nulla sotto l'aspetto del quel luogo va bene, quell'altro no. Dico, fondamentalmente anche lei nell'email ha detto leggete questa bozza e rappresentate eventuali osservazioni. Dico, io sto andando in maniera veloce proprio perché non è il dibattito, ma qua c'è da fare l'analisi punto per punto di quello che è stato scritto, perché poi le linee guida, il comune giustamente fa il copia e incolla del protocollo, però in ambito poi operativo non tiene in considerazione di molti aspetti. Tutto qua. Allora, io
ho inoltrato queste mail a voi e ho girato a voi quanto mi è stato chiesto a noi presidenti, cioè di leggere la bozza e di fare delle osservazioni. Alcune osservazioni sono state fatte nel corso dell'incontro, che comunque è durato circa mezz'ora o poco più, e capite bene che è poco il tempo, perché poi devono parlare i presidenti, gli assessori e quant'altro. E quindi, diciamo, il tempo non è stato sufficiente per approfondire la tematica. L'email, questa bozza, ci è arrivata nel corso della riunione. E dico di più, l'oggetto dell'incontro non era specificato. Come voi avete avuto modo di appurare leggendo le mail, l'invito era generico, cioè erano previsti gli assessori Marano e Mattina, ma non era stato anticipato l'argomento. Quindi noi siamo stati catapultati in questa riunione in videoconferenza, convocata il martedì, tenutasi il mercoledì, senza conoscere l'argomento oggetto dell'incontro. Dopodiché sicuramente lei ha più frecce al suo arco rispetto alle mie. Io non so dove, diciamo, io ho focalizzato l'attenzione sui luoghi pubblici, su quell'aspetto là. Questi luoghi pubblici sono luoghi, per quanto riguarda l'ottava circoscrizione, credo luoghi chiusi, recintati, l'asilo Rallo, Villa Trabia, Giardino Inglese, il Roseto, Rosa Balistreri. Poi su altri aspetti non ho, anche per ragioni di tempo, soffermato la mia attenzione. Dopodiché credo che questa bozza sia stata, come dire, divulgata, credo solamente alle circoscrizioni, e questo è un dato comunque non poco rilevante, direi rilevante. Il fatto che lei possa anche leggere in anteprima questo provvedimento e criticarlo anche diffusamente, ma sempre e comunque in modo costruttivo, comunque dimostra che siamo stati messi a conoscenza di questo provvedimento prima che venisse pubblicato, proprio per dare, diciamo, un contributo. Quindi se invito tutti a dare il proprio contributo, io farò tesoro delle vostre valutazioni, e se si desidera appunto anche contribuire facendo un elenco degli aspetti poco chiari, degli aspetti da specificare, da rettificare, da completare, io sono pronto a prendere per buoni i vostri suggerimenti, e quindi, diciamo, lo spirito che mi ha animato questa comunicazione, questa email, è quello appunto che vi ho rappresentato. Quindi invito anche i consiglieri, qualora volessero continuare a discutere di questo argomento, sì, diciamo, di tenere conto appunto del fatto che si tratta di una bozza, e se ci sono degli aspetti da modificare o da rettificare completamente, siamo qui pronti per farlo, fermo restando comunque che i tempi sono piuttosto stretti. Allora, si erano iscritti a parlare anche i consiglieri Longo e il consigliere Schembri. Allora, prego, consigliere Longo. Grazie, Presidente. Io volevo intervenire prevalentemente sul tema delle attività produttive, sui mercatini e sull'eventuale incontro con l'assessore Pianpiano, ma
visto che il dibattito si è incentrato anche sul tema delle attività aggregative, eventuali attività aggregative per il periodo estivo, interverrò anche su quest'altro punto che è stato già diffusamente trattato. Allora, io ritengo che l'incontro con l'assessore alle attività produttive sia un incontro particolarmente urgente. E spero che il presidente riceva al più presto un riscontro positivo per un appuntamento e per un confronto ad una delle nostre prossime sedute di consiglio, sia per l'urgenza di confrontarsi sul tema della riorganizzazione e della riapertura dei mercatini rionali con tutti i problemi annessi e connessi, sia anche per trattare il tema delle autorizzazioni dell'occupazione del suolo pubblico, che è un tema che in periodo di emergenza Covid è particolarmente attuale e urgente. Anche la stessa comunicazione che lei ha riferito in Consiglio, Presidente, quella relativa ai controlli che sono stati effettuati anche all'interno della nostra 8ª circoscrizione nella zona della cosiddetta Movida, via La Lumia, via D'Aita, via Mazzini, meritano e necessitano un urgente approfondimento ed una urgente regolamentazione prima del periodo estivo che è alle porte. Quindi io auspico che questo confronto e questo incontro con l'assessore Pianpiano per appunto approfondire la vicenda e cercare di prospettare quali sono le soluzioni migliori per la regolamentazione della vicenda avvenga prima possibile, anche perché tutti noi abbiamo le nostre idee, abbiamo fatto le nostre riflessioni e abbiamo tutta la volontà e il desiderio di poter contribuire al dibattito. Intervengo poi sul tema appunto delle prospettive di aggregazione delle attività ludico-ricreative e di aggregazione per i centri estivi per l'infanzia. Io non sono un addetto ai lavori come il consigliere Palumbo, però mi limito a guardare e analizzare la vicenda dal punto di vista politico, il che forse mi libera da determinati condizionamenti appunto che sono più burocratici. L'esame dal punto di vista della conformità normativa è un esame che la politica deve necessariamente demandare all'amministrazione, cioè io politico chiaramente do mandato al settore competente di redigere, predisporre e trasmettere entro i termini previsti da eventuali avvisi, bandi, eccetera, un progetto, un programma, delle linee che siano conformi alla normativa, perché non vorrei mai da politico che un progetto fosse scartato e un finanziamento non fosse ammesso e concesso perché il progetto non è conforme alla normativa. Detto questo, che è un aspetto che è di responsabilità diretta dell'amministrazione, da organo politico devo dire che il tema è assolutamente interessante, nel senso che tutti noi sappiamo quali sacrifici hanno subito le fasce più giovani della comunità, i bambini e gli adolescenti, per avere subito un lockdown che è durato più di 2 mesi. Quindi, dal punto di vista politico, ritengo che l'auspicio di tutti, a prescindere da maggioranza o opposizione, sia quello che i ragazzi che già sono stati sacrificati e che hanno avuto anche dei danni dal punto di vista psicologico, relazionale, personale, di crescita, formativo, eccetera, eccetera, ricomincino ad avere un percorso che possa essere costruttivo, produttivo, positivo. E in questo senso ovviamente tutti noi auspichiamo che siano
organizzate delle attività che siano a beneficio dei bambini e dei ragazzi. E questa è l'indicazione fondamentale che mi sento di dare. Poi, sempre da politico, penso che le attività debbano essere il più possibile all'aria aperta, per cui ben venga un'attività su strada, anche perché tutte le evidenze scientifiche dicono che sì, è vero, quello che noi auspichiamo è che le strade siano pulite, e purtroppo noi sappiamo che le strade di Palermo sono sporche, ma questo a prescindere dall'emergenza Covid o non emergenza Covid, anche perché non è che se i bambini del Borgo Vecchio non hanno l'attività aggregativa organizzata dal Comune di Palermo su strada non si contagiano, e se invece c'è l'attività aggregativa su strada solo perché mettono una mano su una strada del Borgo Vecchio non sanificata, allora si contagiano ai fini del Covid. Poi qui potrei anche precisare che le statistiche dicono che su quei dolorosi 32.000 morti a causa del Covid in 2 mesi e mezzo in Italia, solo 3 appartengono alla fascia 0-10 anni e 0 casi su 32.000 appartengono alla fascia 10-20 anni. Quindi, secondo me, anzi, prevalentemente l'organizzazione di attività ricreative sotto l'organizzazione del Comune di Palermo servirebbe per dare tutte quelle nozioni di igiene, di prevenzione generale, per poter evitare il contagio sia all'interno delle famiglie, che sono dei luoghi purtroppo dove sappiamo che avviene per la maggior parte dei casi il contagio, ma soprattutto anche nella gestione della prevenzione all'interno delle famiglie e anche all'interno delle fasce generazionali, per evitare il contagio tra bambini e gli anziani, che sono le fasce generazionali che purtroppo sono maggiormente deboli rispetto a un eventuale contagio. E ripeto, soprattutto per fare veicolare quelle che sono le norme fondamentali di prevenzione, che sono quelle dell'igienizzazione delle mani, che sono quelle del distanziamento sanitario, e non il fatto di andare all'aria aperta o svolgere attività all'aria aperta. Grazie. Grazie, consigliere Longo. Chiedo scusa per l'intromissione. La questione, proprio da politico, ripeto, l'attività di strada ben venga, ma esclusivamente per le finalità che ha detto il consigliere Longo. Dico, lo condivido, non è che io non lo condivido, ma a monte noi dobbiamo dare attuazione ad un protocollo nazionale fatto dal governo attualmente in essere a livello nazionale, per dare in maniera serena una ripartenza alla socialità dei ragazzi. Consigliere Palumbo, io l'ho premesso, però lasciamolo agli uffici questo, diamo mandato agli uffici di attenersi alle norme, punto. E l'ho capito, ma siccome da politico io, sapendo leggere e scrivere, fondamentalmente, almeno io, non dico lei, ma altri, possibilmente fanno finta di non leggere, non possiamo proporre all'amministrazione, che dovrà vederne la corrispondenza, ma se già Monte è deficitario su alcuni aspetti, è dovere da parte mia. Poi se dobbiamo fare gli struzzi, facciamo gli struzzi, figuriamoci, allora, non è un problema. Non è questa la sede del dibattito politico, quello giusto. Dico, fortunatamente laddove c'è il dibattito politico, quello giusto, c'è a sua volta anche l'ignoranza su determinati aspetti non indifferenti, anche dal punto di vista, parlo, pedagogico, perché le premesse del protocollo numero 8 sono chiare. Poi se si vuole far finta di non leggere, allora, discorso, gli spazi aperti,
ben vengano, è il termine attività di strada, non ha senso. Io sono nato in mezzo alla strada e non ho preso malattie mortali, fondamentalmente. Grazie al cielo. Ma possiamo attenerci su una linea. Vabbè, io ho capito che l'argomento è abbastanza appassionante e quindi ben venga questo dibattito. Però volevo intanto dare la parola al consigliere Schembri, che si era iscritto a parlare, per delle comunicazioni, e poi casomai possiamo anche ritornarci su questo argomento. Però prima darei la parola al consigliere Schembri, che aveva chiesto di intervenire per le comunicazioni. Prego, consigliere. Sì, presidente, grazie della parola. Sentendo il suo intervento e sentendo l'intervento dei consiglieri che precedentemente hanno parlato e riallacciandomi anche alla discussione che abbiamo avuto ieri in merito ai mercati, presidente, che dire? Dobbiamo prendere atto che la soluzione Fiera del Mediterraneo, che da noi era che a noi come consiglio di dottore circoscrizione andava più che bene, non decolla, e non, mi rendo conto che non ci sia la volontà dell'amministrazione, secondo me, di regolamentare, di ordinare i mercati che ci sono in ottava circoscrizione e di indirizzarli verso una sistemazione che è quella della fiera. Se già questi sono i presupposti, con l'assessore che non viene ai lavori, che non risponde agli inviti, col presidente delle attività produttive che già questa soluzione la mette da parte o la temporeggia, vorrà dire che ci appresteremo a ritornare alla vecchia soluzione, con i vecchi mercatini disordinati, pieni di abusivi, con le attività commerciali che si lamentano, i residenti che si lamentano, aspettando il giorno di poi del mese di mai per risolvere il problema. Che cosa vuole che le dica, presidente? Noi le soluzioni le proponiamo come consiglio dell'ottava circoscrizione. Siamo ben vengano gli inviti, ben vengano gli incontri, siamo disponibili a tutto quello che l'amministrazione voglia fare per ordinare e per regolamentare questo problema annoso, ma mi rendo conto che è più semplice forse lasciare tutto per com'era, per far sì che le proteste rientrino e per far sì che ci sia una parte della cittadinanza che non protesti e che non si lamenti. Ci sarà sempre la solita scusa: il corpo di polizia municipale non può garantire i controlli, il part time dei vigili, la sistemazione che non si riesce a trovare. Che cosa vuole che le dica? Io le ripeto, siamo noi disponibili e io sono disponibile a qualsiasi incontro e a qualsiasi soluzione, sempre che l'amministrazione comunale sia disponibile a risolverlo questo problema. Fermo restando questo argomento delle attività produttive e dei mercati, volevo comunicare al Consiglio che nella giornata di ieri, nel campetto di Via dello Speziale, si è verificato uno spiacevole episodio inerente a un infortunio a un bambino di 10 anni che, nell'entrare all'interno del campo dalla recinzione, si è procurato delle ferite che sono state poi medicate in ospedale con o 10 o 15 punti di sutura. E quindi, siccome noi in precedenza avevamo richiesto al COIME la sistemazione della recinzione, che non è stata sistemata, l'abbiamo chiesta prima dell'emergenza Covid e successivamente all'emergenza Covid, ma anche lì non c'è stato riscontro in merito, e quindi è rimasto tutto per com'era, se non peggio, perché la recinzione è stata manomessa e quindi risulta bucata in più punti. Ora i cittadini dicono di fatto il campetto è in uno stato di abbandono perenne ormai, la recinzione è bucata in più punti,
Tanto vale aprire il cancello ed evitare che i bambini si facciano male, levare il catenaccio, aprire il cancello. Di fatto, comunque, i bambini e le persone entrano, quindi non c'è più una recinzione che impedisce l'accesso. Per evitare che visto che l'amministrazione e il COIME non intervengono nella sistemazione della recinzione, tanto vale aprire, lasciare il cancello aperto, levare il lucchetto, così almeno impediamo che qualcuno si possa fare male. Grazie, Presidente. Consigliere, io la ringrazio per l'informazione. Non ho ben capito la dinamica dell'incidente. Che nell'entrare, siccome si devono chinare per entrare, perché è bucata nella parte bassa, nello strisciare per entrare da questo buco con il ferrofilato o con qualche pezzo della recinzione, si è trovato una ferita, non so se al braccio o al collo. Quindi una cosa abbastanza se al collo, Presidente, tant'è che mi diceva che a momenti rimaneva dissanguato dalla parte della giugulare. Così ho capito, è così. Allora, io la ringrazio per questa informazione. Mi recherò in via dello Speziale, Piazza Linares, per verificare se il campetto è aperto. Parlo del cancello d'ingresso. No, il cancello è chiuso, Presidente, il cancello è chiuso con lucchetto, ma entrano comunque perché la recinzione è bucata su tutto il perimetro del campo. Allora, io la ringrazio per queste informazioni che il cancello è chiuso. Ricordo, e lo ricordo a voi, quel cancello fu chiuso durante il lockdown proprio per evitare che i ragazzini, i bambini giocassero nonostante i divieti. Ora siamo comunque in una fase 2, quindi bisogna anche capire, leggendo il DPCM, io non sono aggiornatissimo e ferratissimo sulla materia, capire se tuttora è vietato l'utilizzo dei campi da calcetto, campi da gioco e quant'altro. Probabilmente sono ancora vietati i campetti di calcio. Comunque io mi recherò lì. Detto questo, riaprire il campetto non credo che sia una soluzione che comunque noi motu proprio possiamo mettere in atto. Presidente, io non ho chiesto la riapertura del campetto, questo non lo voglio nemmeno io. Io ho chiesto la sistemazione della recinzione per evitare che i bambini o qualcuno si faccia male ed entrino dentro il campo, perché il campetto va chiuso perché le attività sportive per ora sono ferme, sono tutte ferme, e anche mio figlio che faceva scuola calcio tutt'oggi non la fa, quindi le attività sportive in questo momento non si possono fare. Però siccome di fatto nel campetto di via Linares entrano, il COIME o chi per lui dovrebbe sistemare e chiudere questi spazi per evitare che le persone si facciano male ed entrino dentro il campo, che tra parentesi non dovrebbero entrarci dentro questo campo. Questo chiedo, Presidente. Allora, va bene, io... deve essere aperto, tanto vale che lo apriamo, evitiamo che si facciano male, tanto di fatto ci entrano comunque. E allora lo sta ripetendo ora questo discorso di riaprirlo il campetto? Ma lo sto dopo... è aperto, Presidente, ci entrano, ci giocano giornalmente, nessuno controlla. Se ci fosse un controllo della polizia municipale, del comune, della polizia, dei carabinieri, a me starebbe benissimo che mettono un presidio fisso e non fanno giocare i bambini, ma i bambini giocano comunque in barba all'ordinanza che vieta le attività sportive. Ora, siccome si verificano episodi gravi di infortuni, tanto vale, dico, aprirlo, visto che di fatto è concesso l'utilizzo del campetto. Se non si vuole, allora avevo capito bene, il campetto sistemiamolo. Questo lo chiediamo da mesi, Presidente, la sistemazione della recinzione. Sì, grazie. Allora chiede di intervenire il consigliere Gallè. Prego, consigliere Gallè, sul comunicazioni magari saprà meglio di me esprimere dei concetti. No, dico...
Dico, mi pare di capire che ci sia una situazione comunque di illegalità, quindi il fatto di chiedere casomai, diciamo, non il contingentamento, ma proprio la presenza diciamo, più capillare di, non lo so, di forze dell'ordine, di qualsiasi tipo, credo che sia l'unico intervento in realtà, a parte chiudere tutto, perché non si può ovviamente, diciamo, avallare questa situazione. Cioè, anche l'infortunio, che è una cosa tremenda, visto come l'ha raccontata il consigliere Schembri, cioè, non può essere veramente, come dire, perpetuata una situazione di questo tipo, è permessa una situazione di questo tipo. E noi non possiamo chiedere appunto l'apertura proprio perché il DPCM comunque in questo momento non lo prevede. Per cui chiediamo che intervengano la Polizia Municipale o chi per loro, insomma, e cerchino di mettere un po' a bada la situazione. Perché mi pare che veramente sia assurdo continuare a permettere ai bambini di farsi male e agli abitanti di questo quartiere diciamo, fare attività di questo tipo. Cioè, da amministrazione non possiamo. Consigliere Schembri, le posso dire una cosa? Durante il periodo di quarantena ho visto perfettamente i video. Ho visto perfettamente i video. Sono stati fatti almeno centinaio di interventi di polizia, carabinieri e polizia municipale. Dopo, ma mi pare che adesso, a parte il Covid, ci sia anche altro. Ho capito, ma non possiamo lasciare morire il bambino dissanguato perché i genitori non se ne occupano. Velocemente. Cioè, mi pare assurdo di aprire, cioè questo io dico, mi pare veramente assurdo continuare a chiedere di aprire, tutto qua. Allora, io se posso, poi sicuramente potrete continuare l'intervento, io ricordo che questi video che registravano assembramenti, partite di calcetto all'interno del campo, mi sono stati sottoposti nella fase iniziale, diciamo, della cosiddetta fase 1, scusate il gioco di parole. Proprio in virtù di quel video ci siamo fatti dare le chiavi per chiudere il campetto di calcio e ci siamo recati con le mascherine, i guanti. Io personalmente è un operatore, un rappresentante del comitato, e abbiamo chiuso il campetto proprio su input di quei video che mi sono stati inoltrati dal consigliere. Non è un mistero, e quei video non sono stati girati al consigliere ma sono stati girati da residenti che si affacciano su quella piazza e che magari l'hanno girato al consigliere, oppure sono diventati virali, non mi interessa questo aspetto. Detto ciò, noi abbiamo chiuso il campetto per questo motivo. E dopodiché abbiamo chiesto i controlli per evitare che venisse utilizzato questo campetto, e sia la manutenzione della recinzione, che comunque non si è danneggiata a causa dell'usura del tempo, perché questo campetto, che viene definito abbandonato anche un po' in modo esagerato, questa rete non è stata danneggiata, non si è logorata per l'usura del tempo, e non è un campetto abbandonato, questo è un campetto che è stato inaugurato nemmeno un anno fa, quella rete non ha nemmeno un anno. Purtroppo non si è avuto cura sufficiente di questa rete, della struttura, e quindi le reti cedono, i pali cedono, ma questo non avviene per causa di forza maggiore, avviene perché non si ha sufficientemente cura di questa struttura, che è stata riqualificata a vantaggio, a favore e a beneficio dei più piccoli del quartiere del Borgo Vecchio. Chiusa questa premessa, io nuovamente ringrazio il consigliere Schembri per questa comunicazione. Mi recherò lì, farò nuovamente presente questo problema della rete, citando anche l'episodio che ha visto un bambino ferirsi. Dopodiché, ovviamente, l'emergenza ha riguardato tutti, quindi i lavori si sono fermati. Durante la fase 1 stanno ricominciando a poco, ma non è facile. Vedete pure voi una città in cui l'erba cresce, è cresciuta in questi 2 mesi e non è stata mai sfoltita.
Vedete pure voi gli alberi che non vengono potati da mesi, i lavori su strada non vengono più, come dire, non sono stati più fatti. Quindi, diciamo, abbiamo subito un rallentamento. Quindi, lavorare in questa fase emergenziale non è semplice. Nemmeno i lavori d'ufficio è semplice farli, perché c'è il rischio che non ti ris c'è il rischio, c'è il comprovato rischio che non vengono al telefono nessuno risponda, e anche relativamente alle bozze, non è facile lavorare alle bozze quando gli impiegati non sono sul posto di lavoro, ma lavorano da casa, perché ancora la fase 2 e lo smart working continua al Comune di Palermo, soprattutto negli uffici che non ricevono il pubblico e anche negli uffici che dovrebbero ricevere il pubblico che sono tuttora chiusi. Cioè, noi dovremmo anche capire che siamo in una condizione di particolare disagio, di particolare difficoltà, tutti. Quindi o ci mettiamo in questa, diciamo, inquadriamo i nostri problemi in questa difficoltà generale, complessiva, oppure ovviamente è facile puntare il dito e stilare una classifica o un elenco delle colpe e delle responsabilità da una parte e dall'altra. Dovremmo anche fare, come dire, mente locale e capire che siamo in una condizione particolare. Il fatto che noi ci riuniamo da quasi un mese in videoconferenza, diciamo, credo che dovremmo ricordarcelo ogni giorno che noi ci riuniamo. Ogni giorno che noi ci riuniamo, dovremmo ricordarci che noi ci riuniamo in videoconferenza. E c'è un motivo per il quale ci riuniamo in videoconferenza, non per un capriccio. Quindi dobbiamo tutti fare uno sforzo per venirci incontro e fare le cose nel miglior modo possibile. Vorremmo tutti quanti noi avere la possibilità di girare, avere la possibilità di avere le cose fatte nel miglior modo possibile, ma sì, purtroppo non è semplice. Detto questo, io volevo, alla luce appunto delle posizioni che sono emerse, a questo punto mi riferisco, scusate se torno indietro, all'argomento dei mercati. Io ritengo che sia più incisivo, che sia più determinante, che il Consiglio non si limiti a inviare un'email, ma che il Consiglio, come dire, si esprima con un documento da sottoporre in votazione, alla luce proprio delle novità dettate dalla sospensione delle attività dei mercatini, dettate dallo stato di emergenza, dettate dal DPCM, dettate dall'ordinanza. A questo punto penso che sia, come dire, necessiti di una determinazione da parte del Consiglio, che, come dire, comporta un peso, politico sicuramente più, rilevante rispetto a una semplice mail. E questo, lo dico alla luce proprio come dire, delle forzature e della marcia indietro che si sta registrando in queste ore. Io vi ho girato nel frattempo proprio un'email che ho inviato ieri all'assessore Pianpiano, nel quale ho rinnovato l'invito a partecipare alle sedute in videoconferenza. L'incontro con il presidente della commissione, che mi pare di capire la sesta commissione abbia una posizione differente dalla mia, poi non so dalla vostra, ma dalla mia sicuramente, proprio è funzionale questo incontro per far comprendere quale sia eventualmente una posizione dell'ottava circoscrizione, che non c'è solamente una commissione consiliare come organo interlocutore, come organismo col quale l'amministrazione interloquisca, ma ci siano anche le circoscrizioni. E siccome la riorganizzazione dei mercati sta coinvolgendo prevalentemente i mercati dell'ottava circoscrizione, e questo non è un dato di come dire, irrilevante, il fatto che proprio quasi tutti i mercati dell'ottava circoscrizione, i tre quarti dei mercati dell'ottava, non sono come dire, compatibili fino a prova contraria, in base alle comunicazioni dell'amministrazione, con il contingentamento degli ingressi, e dimostra che evidentemente questi mercati per troppo tempo non sono stati controllati, e che per troppo tempo l'abusivismo si è fatto crescere, e che per troppo tempo è stato sottovalutato una bomba
che poi prima o poi sarebbe dovuta scoppiare. Quindi la sua emergenza ha fatto sì che i mercatini venissero sospesi e penso che questa sia un'occasione più unica che rara per regolamentare i mercatini. Laddove non è possibile regolamentare i mercatini, si devono individuare dei siti alternativi, perché è mia, mio sentore che continuando così confermeranno anche il mercatino di Via De Saliba, cioè perché è tale lo stato la condizione di impotenza nella quale nella quale ci ritroviamo, nella quale noi troviamo assembramenti di persone che ogni giorno si riuniscono senza che nessuno dica niente loro, a fronte di quattro ragazzi che vengono multati in via Mazzini. E ieri in Viale Campania c'erano centinaia di persone assembrate, le ho viste io. Allora è evidente che c'è un utilizzo di pesi e misure differenti a seconda delle circostanze. Allora ci troviamo di fronte a una prevaricazione che non può essere, diciamo, né sottaciuta né sottovalutata. Quindi, da questo punto di vista, è evidente che c'è una parte anche della politica che sta fiancheggiando, diciamo, questi signori che a forza di spallate e a forza di assembramenti che si svolgono quotidianamente nei luoghi dei mercatini e sono delle prove di forza, stanno convincendo l'amministrazione a fare una marcia indietro. Quindi io ho tutto l'interesse a incontrare il consigliere Zacco, tutto l'interesse a incontrare il consigliere Zacco. Le sue dichiarazioni sono apparse in TV, lo invito a intervenire in circoscrizione per sentire dalla sua viva voce se lui ha intenzione di ripristinare il mercatino di Jung o no, se lui ha intenzione di ripristinare il mercatino di Viale Campania o no. L'assessore Pianpiano non vuole intervenire ai consigli dell'Ottava, va bene, interverrà il consigliere Zacco, che peraltro è espressione dello stesso partito dell'assessore Pianpiano, così capiremo che forse è una questione politica. E non solo una questione di programma dell'amministrazione comunale, ma forse è una questione legata a una parte che rappresenta la maggioranza dell'amministrazione comunale. Scusate se mi sono accalorato, però credo che a questo punto ci si debba esprimere con un voto. Ci si deve spiegare un modo per capire se siamo tutti d'accordo o no in questo consiglio. Se siamo d'accordo per riportare, per sfruttare questa occasione, per portare i mercatini in via alla fiera oppure no. Perché a questo punto io voglio sapere se siamo d'accordo o meno. Se siamo tutti d'accordo o no. Se c'è una maggioranza o non c'è una maggioranza per portare i mercatini alla fiera di Viale Campania e via Jung. Questo lo voglio sapere perché prima di portare avanti un'idea all'amministrazione, a questo punto io chiedo che il Consiglio si determini su una proposta del genere, che non è una proposta che può fare riferimento a una situazione di normalità. È evidente che dobbiamo fare riferimento alla situazione nuova, emergenziale che diciamo, che stiamo vivendo tuttora. Quindi, alla luce di questo stato di emergenza, dobbiamo fare una nuova valutazione. Presidente, magari questo tipo di interlocuzione lo facciamo fuori consiglio, che dice? Non Certo, penso ma che io sia non... opportuno. Sì, certo, l'interlocuzione, ma se dobbiamo dibattere su una proposta di delibera... Ancora io non ho visto nessuna proposta di delibera, Presidente. Io ho detto se... Allora, chiedo la parola. Dico, non lo so che tipo di discussione lei intende seguire, cioè se dobbiamo farlo in ordine sparso nel corso della seduta oppure a margine, ecco. No, consigliere, all'ordine del giorno non c'è nulla in tal senso, quindi non abbiamo nulla da votare, nulla da discutere, nel senso che non c'è una proposta da votare in questo senso. Allora, io parlavo di qualcosa da votare, ovviamente deve essere scritto all'ordine del giorno, questo volevo dire. Esatto. Scusatemi, c'era il consigliere Amore che voleva intervenire e poi il consigliere Gallè, sì, prego. Sì, grazie Presidente. Vi volevo un attimo anch'io parlare del discorso dei mercatini,
e allinearmi a quanto lei ha detto lei e anche gli altri colleghi. Effettivamente c'è uno, diciamo, un'opportunità unica che è rara, di vengono rimodulati, soprattutto anche in zone più opportune. Quindi è una, a mio avviso, è un'occasione che non dobbiamo perdere, e dobbiamo in questo caso veramente farci sentire, perché non sentire che questa retromarcia che si sta facendo, per dire, su Viale Campania, lascia veramente da pensare che si è detto tutto e niente. Ecco, quindi io sono condivido pienamente il tuo pensiero e anche quello espresso dagli altri colleghi, di veramente dare una svolta al nostro contributo. Ci si è chiesto il contributo e noi siamo dobbiamo essere in grado di darlo, tutto uniti. Grazie. Grazie, consigliere Amore. Allora, il consigliere Gallè voleva intervenire. Prego. Grazie, Presidente. Ritengo che in più di un'occasione, anche nel passato, si sia sollevato il problema di questi mercatini. Diciamo, a vario titolo, ognuno di noi ha espresso sempre le proprie, diciamo, rimostranze rispetto proprio all'esistenza di questi mercatini. Forse anche per un problema, già da prima, di sicurezza. Intanto, per esempio, quello che è vicino alla nostra circoscrizione, quindi quello di Via Young, per esempio, ricade esattamente, abbiamo sempre saputo, vicino a due scuole elementari. E a volte ostruisce anche l'ingresso e l'uscita degli stessi cittadini che abitano all'interno dei palazzi. Per cui dico, c'era già questo tema. Il fatto che oggi ci sia la possibilità di insistere proprio, farli spostare, a maggior ragione perché si è presentata un'occasione in più, credo che sia appunto, diciamo, positivo. Per cui anche la proposta fatta dal consigliere Longo di vedere in separata sede e quindi di produrre un documento ufficiale, credo che sia un'ottima alternativa oggi per far valere proprio la nostra parola. Grazie, va bene. Consigliere Amore, scusi, consigliere Palumbo voleva intervenire, prego. Sì, grazie Presidente. Premesso che condivido la sua proposta, quella di produrre un documento che obiettivamente porremo a votazione, in modo tale anche per dare maggiore significato, però questa emergenza sanitaria sta presentando su più fronti tante occasioni proprio per sbloccare determinate dinamiche che ormai sono diventate croniche all'interno, ecco, della nostra circoscrizione. Quindi condivido appieno quella che è la proposta da avanzare, mi auspico anche ad unanimità di tutto il Consiglio, su quello che è la riorganizzazione, proprio visto che siamo stati chiamati in causa a individuare delle aree. Noi individuiamo chiaramente il complesso della Fiera del Mediterraneo, in questo modo da evitare problemi ai residenti dove insistono i mercatini, dare obiettivamente una bella stretta di legalità agli stessi esercenti che attuano quello che è la loro attività lavorativa, e nulla vieta, qualora fossero degli proprio che si vanno spostando di zona in zona, in quel modo avrebbero assegnato uno stallo da poter utilizzare nell'arco dei 5-6 giorni alla settimana, secondo se è da fare anche in maniera continuativa. Capisco sicuramente il disagio dei cittadini, come avevo detto ieri, che potrebbero avere la comodità di avere proprio vicino il mercatino. Però dobbiamo anche guardare l'aspetto intanto della sicurezza, proprio perché, come ha detto la consigliere Gallè, proprio il mercatino che è in prossimità della sede della circoscrizione il venerdì è terra di nessuno. Più volte lamentato e più volte l'amministrazione ci ha alzato le mani, di conseguenza una soluzione dobbiamo pur dare. Poi se si va a cercare l'approvazione del potenziale elettore domani, quando ci si ricandiderà, personalmente poi, come si suol dire, il tempo darà la giusta risposta sulla soluzione ottimale o meno. Quindi di conseguenza, secondo me, è l'unica strada, visto che anche lì l'amministrazione, che sembrava che volesse approfittare, ecco, non tanto approfittare, ma dar frutto alla situazione del contenimento su determinati aspetti anche igienico-sanitari, poteva sfruttare questa opportunità, però capisco che ci sono tanti tiratori di giacchetta in tutti gli ambiti e in tutti i settori. Quindi di conseguenza condivido questa iniziativa.
Grazie consigliere Palumbo. Allora, ci sono altre comunicazioni da parte dei consiglieri? Allora, a questo punto credo che emerga la necessità di approfondire. Ah, consigliere Amore vuole intervenire? No. Allora, emerga la necessità di approfondire questa discussione e di riprenderla al più presto, quindi approfondire questa discussione a margine dei lavori odierni. Allora, in questo momento sono le 13:59, allora se il segretario alle 14 deve abbandonare i lavori e contemporaneamente anche il verbalizzante. Allora, in questo momento, a questo punto io posso sospendere i lavori per consentire un approfondimento con i consiglieri sull'argomento? È un aspetto che posso Presidente, se posso intervenire su questa, penso di sì, anche perché ai fini del regolamento, se ricordo bene, in teoria lei potrebbe scrivere un ordine del giorno e presentarlo in qualsiasi momento in aula, non è come un atto ispettivo da parte dei consiglieri. Quindi se lei io la ringrazio per avermi ricordato, ma su quale punto lo devo inserire? Perché Questo non lo so, però io ricordo che si può presentare in qualunque momento, in qualunque punto, quindi come un altro... Su qualunque punto e poi si chiede il prelievo. Una volta che forse sì, penso pure proprio di sì. Quindi comunque condivido la sua richiesta di sospendere la seduta, dico, per eventualmente discutere questa cosa. Però c'è il tema legato alla registrazione. Allora, un attimo solo... Presidente, io comunque le devo anticipare che devo abbandonare pure l'aula, quindi io devo andare pure, quindi scusatemi, ma io vi saluto. Una buona giornata a tutti. Ciao. Presidente, il microfono. Scusatemi, eccomi. Allora, alla luce delle uscite... chiedo il segretario, forse non c'è più. Allora, chi è il tecnicamente consigliere? Sono io il segretario in questo momento, difatti non sono più uscita. Ah, ho capito, va bene. Allora, ti hanno incastrata. Allora, a questo punto io invece vedo che il verbalizzante è collegato. Allora, quindi si può continuare, se fino a prova contraria, la registrazione della seduta e la verbalizzazione della seduta. Allora, invito a questo punto il consigliere Gallet, segretario della seduta, a chiamare l'appello per la verifica del numero legale. Sì, un attimo, Presidente, cerco di reperire un minimo. Scusate se vi interrompo. Sì. Scusate se vi interrompo. Io posso fermarmi, ma devo essere autorizzata dal dirigente, dal responsabile. Va bene, allora ci lasciamo, tanto c'è il segretario. Mi dispiace che l'altra volta non mi ha autorizzato. Quindi mi spiace. No problem. Okay, a domani allora. Grazie, arrivederci. Allora, l'appello vuole conoscere l'ordine dei consiglieri? Non vorrei dimenticare quegli assenti, Pigal. Quindi sicuramente il primo è Frascapolare, presente. Stavo dicendo il primo è Amore. No? Sì, Frascapolare presente, sì. Amore. Presente. Di Napoli, assente. Poi? Governale? Gallè. No, è Forzinetti. Ok. Forzinetti, assente. Poi c'è Gallè. Gallè, presente. Governale, assente, poi? Poi dovrebbe esserci Longo.
Longo? Presente. Poi dovrebbe esserci Palumbo. Presente. Romano? Romano? Assente, quindi Eschenbri. E infine Eschenbri. Può dirci quanti siamo esattamente? Allora, siamo presenti 1, 2, 3, 4, 5 presenti e 5 assenti. Va bene, allora sono 5 presenti, 5 assenti. Allora, constatata la mancanza del numero legale, allora, visto che si tratta del secondo appello, allora, ai sensi del regolamento quadro, la seduta è rinviata a domani senza ulteriore avviso di convocazione. E quindi ci diamo appuntamento a domani allo stesso orario. Presidente, scusi, doveva nominare gli scrutatori prima, se no rimane questo vuoto. Allora, io la ringrazio, allora, per questa, mi scuso per questa dimenticanza. Allora, come scrutatori io propongo il consigliere Longo, il consigliere Amore e il consigliere Palumbo. Perfetto. Allora, dobbiamo porre a questo punto nuovamente l'appello velocemente. Ok, Frascavolara. Presente. Amore. Presente. Di Napoli. Assente. Forzinetti. Assente. Gallè. Presente. Governale. Assente. Longo. Presente. Palumbo. Presente. Romano. Assente. Eschenbri. Assente. 5 presenti. Allora, grazie segretario per l'appello. Allora, verificata la mancanza del numero legale, allora la seduta viene rinviata a domani senza ulteriore avviso di convocazione. Quindi domani senza ulteriore avviso di convocazione alle 11, quindi alle ore 14:06 la seduta viene rinviata a domani. Grazie per la vostra partecipazione. Buona prosecuzione di giornata. Grazie. Buona giornata.